Grazie a tutti. No, che se dite così, se c'è qualcuno che è in diretta su Facebook, Renzi pensa che sia per lui. Quindi, innanzitutto grazie. Innanzitutto grazie, perché per me è un'emozione ed è una scommessa vinta. Per me sono è il riconoscimento migliore, perché né io né voi penso che 2 o 3 anni fa avreste mai pensato di uscire una sera a Caserta per andare a sentire che cosa c'aveva da dire Matteo Salvini, quello della Lega. Io ho scelto una Lega che unisce il paese da nord a sud, e questa è la prima ricompensa, nel nome dell'autonomia, nel nome del federalismo, nel nome del merito, dove ai cittadini che pagano vengono resi dei servizi. Ho visto che il PD a livello nazionale, ma anche a Caserta, non manca di fantasia, mi mancava la tassa sui loculi al cimitero a Caserta, anche morire a Caserta diventa un lusso, e quindi bisogna morire ricchi, forse per quello che la Fornero ci manda in pensione a 96 anni, in modo tale che uno più tardi va in pensione meno campa. E poi delle vergogne, come si parla sempre di turismo, questa è la città della Reggia, è una città che potrebbe attrarre. Certo che se il tuo biglietto da visita per incapacità e cattiva gestione di chi ha amministrato questa città è l'hotel Houston, che diventa un ricettacolo di delinquenti, spacciatori, non è il miglior biglietto da visita. Ripeto, nessuno viene qua a fare promesse a un tanto al chilo, quindi non sono qua a dirvi votatemi il 4 marzo. A lei saremo tutti più belli, ricchi, simpatici, intelligenti, fortunati. No, però un po' di regole, un po' di ordine. Il che vuol dire che mentre il ministro degli interni del PD va a Castel Volturno e pensa di risolvere il problema degli spacciatori clandestini insegnandogli a parlare l'italiano, io il problema degli spacciatori clandestini di Castel Volturno lo risolvo ficcandoli sul primo aereo, sul primo balcone. Poi magari si imparano l'italiano con un corso per corrispondenza, però è questo, perché io voglio guidare un paese accogliente, solidale, generoso, che offre rispetto a chi porta rispetto, per chi scappa dalla guerra, per le donne e i bambini, e lo dico da papà, che scappano dalla guerra, casa mia e casa loro. Però in giro per Caserta quante donne e bambini in fuga dalla Siria vedete? Io vedo un sacco di ragazzi di 20 anni, belli, robusti, muscolosi, cappellino, telefonino e scarpe da tennis, che si lamentano se non hanno il wifi e se non riescono a guardarsi le partite alla televisione. E io sono stato settimana scorsa in questo classica villetta affittata dalla classica cooperativa che sta facendo milioni e milioni di euro sulla pelle di questa gente, dove questi immigrati hanno protestato perché vogliono il pesce e perché vogliono vedere le partite su Sky. È normale, no, che uno che è in fuga dalla guerra abbia come priorità il pesce fresco e le partite su Sky, ma allora anche perché non Netflix o Mediaset Premium o non... Quindi in Italia arriva con la Lega al governo chi ha diritto di arrivare, chi cerca lavoro e cerca fortuna sta bene, dico sta bene perché qua inseguono i figli degli italiani per andare a vaccinarli, mentre chi sbarca domani mattina può portarci ogni genere di malattia in casa nostra, e che si è visto. Come per andare in Canada, non so se qualcuno di voi sa, ha mai provato, ha un figlio, ha un nipote che prova ad andare in Canada o in Australia, che sono paesi civili, evoluti, democratici, devi scrivergli, devi dire come ti chiami,
come stai, che titolo di studio hai, che lavoro fai e quanti soldi hai sul conto corrente. E dopo un po' ti rispondono, vieni o stai a casa. È un'immigrazione che porta ricchezza, porta delle cooperative che andremo a beccare casa per casa facendogli pagare tutte le tasse che non hanno pagato, non serve a nessuno. Quindi, regole normali e per occuparci dell'emergenza del paese che è il lavoro, che è il lavoro, 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 ma la fame di lavoro non solo a Caserta, non solo in campagna. Io ho visitato a Monfalcone, nel nord-est, in provincia di Gorizia, un'azienda dove la classica multinazionale schiacciando un bottoncino ha fatto come regalo di Natale a 200 operai, a 200 famiglie, la letterina in cui gli si dice il 27 marzo voi avete finito di essere operai, state a casa perché apriamo da un'altra parte, perché ci costa meno andare da un'altra parte. Come l'avete visto in televisione, i 500 della Imbraco in provincia di Torino, anche lì un tastino, chiudo in Italia, apro in Slovacchia, apro in Polonia, apro in Romania, apro in Bulgaria, e i ministri italiani col cappello in mano che vanno a Bruxelles dicendo accidenti, questa Europa non funziona, ma va? Accidenti, queste regole europee danneggiano i nostri lavoratori, ma va? È solo qualche anno che lo dico e lo diciamo e siamo euroscettici, populisti, sovranisti, egoisti. Ragazzi, se vado al governo senza miracoli, mi impegno a fare due cose. Primo, abbassare la tassazione per chi lavora e per chi crea lavoro, perché le imprese possano rimanere qua. È chiaro che se qua dentro ci sono, come ci saranno, artigiani, partite IVA, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, voi avete in negozio un socio che senza far nulla si porta via il 65% del vostro fatturato. E non è normale. Dico senza far nulla quando va bene, perché quando va male ti manda pure anche 18 accertamenti e li manda nei negozi e nelle attività gestite da italiani, non in quei negozi gestiti da stranieri che cambiano ogni 6 mesi nome, cognome, indirizzo per non pagare una lira di tasse, perché lì, quindi, abbassare le tasse e soprattutto togliere la tassa più odiosa, più pesante, che è quella che fa perdere tempo ed è una riforma che costa zero, che mi impegno a fare perché rilancerebbe la voglia di lavorare, di assumere, di investire, di produrre, di tante attività, e vado al governo e vi lascio lavorare in pace senza rompervi le scatole, togliendo di mezzo spesometri, redditometri, studi di settore, fatture emesse, fatture incassate, anticipi, posticipi, e uno passa più tempo a compilare moduli che a fare l'agricoltore o a fare l'imprenditore o a fare l'avvocato. Quindi un paese più normale, che però impedisce per legge, come fanno altri paesi, che chi ha preso soldi pubblici in Italia, se una multinazionale ha preso soldi pubblici in Italia, non può licenziare un operaio a Caserta per assumerlo in Polonia, in Romania o in Bulgaria. Hai preso dei soldi e rimani a Caserta. Altrimenti noi paghiamo gente che licenzia in Italia e porta il lavoro dall'altra parte del mondo. Quindi questo ci rende concreto il fatto che o l'Europa cambia o deve cambiare il nostro modo di stare in Europa. Molto semplicemente. Prima gli italiani vuol dire che prima viene l'interesse del mio paese e poi vengono le norme comunitarie. Se la direttiva Bolkestein mi svende le spiagge di tutta Italia, io cambio la direttiva Bolkestein perché difendo le mie spiagge, i miei lavoratori, i miei commercianti. Se la direttiva sulle banche rovina i miei risparmiatori, agricoltura, questo è un mio pallino. Il primo ministero che chiederò per la Lega da Presidente del Consiglio sarà il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca, perché noi dobbiamo difendere la nostra terra e il nostro mare. Siccome l'uomo è ciò che mangia, se uno mangia male poi viene su come Renzi, e quindi l'olio tunisino, le arance, tutti quei prodotti che erano la nostra forza, la nostra ricchezza, e che per colpa di scelte europee sbagliate, dell'incapacità dei ministri italiani, sono a rischio di... Adesso ci arriva il riso dalla Cambogia o dal Myanmar,
dove lavorano i bambini e usano fertilizzanti e cemento che da noi sono ovviamente fuori legge. Questo vale per il latte, per il pesce, per la carne, per tutta, ed è lavoro, è salute ed è lavoro. A proposito di salute, io non capisco perché, il giornalista mi ha chiesto, ma perché la Lega in Campania? Ma perché la Lega a Caserta? Perché non è possibile, non è morale, che voi paghiate una delle tasse sui rifiuti più alte d'Italia per morire di cancro e avere rifiuti in mezzo alla strada. Perché c'è gente che non è capace di fare il suo lavoro. E De Luca si dovrebbe far da parte se non è capace di fare il suo lavoro. Se De Luca non è capace di fare il suo lavoro dovrebbe cambiare mestiere. Perché senza dar lezioni di morale, però adesso non è possibile che qua, che altrove i rifiuti diventino addirittura fonte di ricchezza, fonte di guadagno, perché siano valorizzati, e qua invece c'è il business di chi li trasporta più lontano per prendere la stecca più grande. E intanto ci andate di mezzo voi, c'è qualcosa che non funziona, quindi non mi interessano nomi e cognomi dei colpevoli, se qualcuno specula sulla salute della gente, il suo posto non è il governo, ma è la galera, di qualunque partito sia. Il suo posto non è il governo, ma è la galera, senza guardare in faccia a nessuno. Quindi ce ne sarà da fare, eh? Io sono contento, io vi dico che ormai ho perso la cognizione del tempo, oggi è mercoledì, ho perso anche 3,5 kg e quindi questo mi ha fatto come bene. Va bene. Però sto incontrando una marea di gente, quello che mi riempie il cuore di emozione, al di là di come andranno le elezioni, e so che andranno bene, però già, e io lo ripeto perché durante le tue giornate io incontro alcune migliaia di persone, perché se, a me piace così, c'è qualcuno per cui la politica è il salotto televisivo, o è Facebook, o l'incontro con qualche banchiere o qualche finanziere. Per me, per carità di Dio, è importante andare in televisione a spiegare cosa stiamo facendo, è importante provare a rispondere su Twitter e su Facebook, ma la cosa bella dell'Italia è la gente vera, la gente reale che trovi in piazza, che trovi al mercato, che trovi in fabbrica, che trovi al porto. Quindi è chiaro che tu ogni giorno ti porti via 1.000, 2.000, 3.000 esperienze, 3.000 emozioni, ognuno ti lascia il suo messaggio, qualcosa però, con qualcosa ti addormenti. Io mi ricordo ad esempio degli ultimi giorni questo ragazzino di 12 anni che ho incontrato a Trieste, Edoardo, che si avvicina la mattina, evidentemente avendo bigiato a scuola, però per 2 ore gli è stato permesso, e mi ha dato una letterina scritta a mano, con un ragazzino di 12 anni e un figlio di 14. Caro Matteo, grazie, perché mi sono appassionato di politica a 12 anni, perché sto cercando di occuparmi del futuro del mio paese, perché vorrei rimanere in Italia a mettere su famiglia e a mettere al mondo dei figli a 12 anni. E poi mi diceva, l'unico mio rammarico è che mi piacerebbe essere sabato a Milano in manifestazione con voi, però la mamma non ha voglia. E quindi io a 12 anni, datemi una mano a esserci, io ce l'ho ancora in macchina, il foglietto, vedo che cosa si può fare per riempire il cuore di questo ragazzo di 12 anni che oltre alla PlayStation ha anche dentro qualcosa in più. Ma di fianco a lui c'era una signora di 91 anni, cioè proprio tutte le generazioni, che mi ha detto: io non voto da una vita e oggi vado a fare la tessera elettorale perché mi fido di te, che è il complimento più bello che mi possano fare, al di là dei contenuti, al di là delle... Sentirsi dire io mi fido di te mi dà una responsabilità enorme, perché noi dobbiamo vincere le elezioni, ma il bello e il difficile arriva dopo, perché io voglio dimostrare che in Italia finalmente c'è qualcuno che va al governo e passa dalle parole ai fatti e mantiene quello che ha promesso in campagna elettorale senza dimenticarsi. Non sarà semplice, perché li vedo già gli avvoltoi, i girotondi, lo spread, gli antifascisti, sta roba. Io faccio giro l'Italia, oggi a Caserta, ieri a Bologna, domani a Roma, sabato a Milano e poi in Trentino e poi a Bari, spiegando la mia idea di futuro per i nostri figli, come vedo il mondo della scuola, come riformerei l'università
riportando anche nelle aule universitarie il merito e non solo la raccomandazione, la parentela, l'amicizia o la conoscenza. Quindi un'idea dell'Italia da qui ai prossimi 30 anni. Qualcun altro sta passando queste settimane di campagna elettorale facendo il processo al passato, alla storia, e le marce antifasciste, e le marce antirazziste, e le marce antireghiste, e l'invasione degli alieni, e il pericolo dei russi. E guardano, ragazzi, lo diceva qualcuno prima di me, fascismo e comunismo sono categorie da studiare sui libri di storia, non tornano né l'uno né l'altro, siamo in democrazia, ormai io non divido fra fascisti e comunisti, ma fra coloro che amano l'Italia e coloro che odiano l'Italia. Se si è sentito maltrattato anche psicologicamente, può denunciare il poliziotto o il carabiniere. Quindi teoricamente, norma alla mano, per evitare rischi, tu sei vecchio lo spacciatore, gli dici: mi scusi signor spacciatore, potrei ammanettarla, sempre che questo non le arrechi offesa, sempre che questo non la turbi, perché se questo la turba dobbiamo, insomma, ragionarci se vuole seguirmi. È questo. E ci sono lì appunto questi 10-15, non so quanti sfigati di sinistra che domani non hanno il problema di andare a lavorare, che vanno a rompere le scatole al prossimo se non la pensa come loro, perché sono pacifisti ma poi pestano i carabinieri in piazza a Piacenza. E figurati se non fossero pacifisti cosa farebbero. Fortuna che sono democratici, perché però la violenza non è mai la soluzione, la violenza non è mai la risposta. Alle idee si risponde con altre idee, anche alle più lontane. Io adoro la critica e mi confronto spesso con chi non la pensa come me, ogni tanto cambio idea io, più spesso cambia idea lui, però sempre col sorriso, con la voglia di cambiare il paese. Cosa? No, non parlo dei 5 Stelle, anche perché sono da 15 giorni impegnati a cercare scontrini in giro per l'Italia, quindi non voglio disturbarli. E poi non voglio fare una campagna contro, ripeto, il PD sì, il PD ha governato e quindi posso dire le promesse non mantenute. Io ho letto il programma del PD, sono dei fenomeni, però giù il cappello, perché riescono a fare cose che io non riuscirei a fare, riescono a mentire in maniera assolutamente lineare. Programma del PD: A, per risolvere il problema della sicurezza dobbiamo costruire nuove carceri. E per 6 anni cosa hai fatto? Quante nuove carceri hai costruito insieme? In 6 anni hanno fatto uscire decine e migliaia di delinquenti dalla galera con gli indulti, gli svuota carceri, gli sconti di pena. Hai fatto l'esatto contrario per 6 anni. Anzi, occhio, perché domani, io li marco a uomo, domani se lo fanno io vado sotto Palazzo Chigi, pare che domani il Consiglio dei Ministri, sentite questa, perché poi ovviamente se la fanno io cercherò di legarmi, ammanettarmi, imbavagliarmi, sempre col sorriso ovviamente, però pare che domani il Consiglio dei Ministri approvino questo decreto che prevede che per una condanna in via definitiva inferiore ai 4 anni di galera non ci sia il carcere. E quindi l'esatto contrario rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno adesso per riuscire la certezza della pena. Quindi per la galera manco la vedi, di più per chi invece è già dentro in galera ovviamente più diritti per tutti. Vedo che ci sono degli agenti di polizia penitenziaria che dovranno lavorare il triplo, e io partirò proprio da voi, perché quando visito le carceri mi rendo conto che siete voi, perché siete trattati peggio dei delinquenti che dovete curare spesso e volentieri. Quindi ecco, ma vi pare normale che in un momento di crisi sociale come questa il Consiglio dei Ministri domani, spero che stanotte gli apparga qualcuno in sogno e cambi idea, depenalizzi e decarcerizzi tutti i reati inferiori ai 4 anni? Per intenderci, se il delinquente di Macerata non fosse riconosciuto colpevole di omicidio ma solo di vilipendio e occultamento di cadavere, una pena inferiore ai 4 anni, quello là non vede neanche la galera. Cioè, vi rendete conto però nel loro programma c'è la costruzione. Con una mano mi scrivi che voglio costruire nuove carceri e intanto mi fa uscire la gente di galera. Altra genialata: darò 80 euro alle partite IVA, ma l'hai già detto 4 anni fa. Però penso che gli italiani li abbia fregati una volta, gli italiani sono buoni ma non fessi, non si fanno fregare una seconda volta. E quindi
sto giro tocca a noi, e io la prossima volta che vengo qua ci vengo da Presidente del Consiglio a raccontarvi di cosa abbiamo cominciato a fare. Di questo sono stra sicuro. Senza miracoli, però avendo ben chiaro che sul tema di giustizia un settore da guardare particolarmente è quello del diritto di famiglia, da rivedere completamente il ruolo del tribunale dei minorenni, spesso popolati da incompetenti o da incapaci che permettono che dopo una separazione o un divorzio i bambini vengano usati come merce di scambio e di ricatto nei litigi degli adulti, mentre i bambini devono essere lasciati fuori dalle beghe degli adulti, ma oggi purtroppo non accade così. Poi non può esserci un processo per un fallimento che dura 8 anni, perché tu fai in tempo a morire 10, ma magari anche 11, 12, questa è la media. Ecco, se hai ragione, spesso è capitato anche a me, sì, guardi, lei ha ragione, a quanti è capitato qua? Però far causa è tempo perso, perché tanto la giustizia italiana le dà ragione se ne va bene fra 4-5 anni, quindi perde dei gran soldi e non rivede neanche una lira. Tu non puoi, in un paese dove la proprietà privata è un diritto, affittare il tuo appartamento alla persona sbagliata, che se comincia a non pagarti l'affitto tu ci metti almeno 2 anni a tornare padrone di casa tua su cui paghi le tasse. Cioè, tempi certi, e chi sbaglia paga. Così come ogni altro lavoratore se sbaglia paga, anche i giudici se sbagliano devono pagare, come tutti gli altri lavoratori del mondo. Come tutti gli altri lavoratori del mondo, anche per premiare quei tanti giudici che lavorano bene e che magari in terre di frontiera la camorra la combattono davvero, rischiandoci la pelle e rischiandoci la vita. Quindi far tornare a prevalere il merito, che è l'esatto contrario della visione della sinistra. Forse per invidia sociale, per un concetto di rancore. Vi ricordate lo slogan di Fondazione Comunista? Anche i ricchi piangano. Il problema non è far piangere i ricchi. Se uno ha successo, se uno è bravo, se uno ha un bel negozio, se uno ha un bello studio, se uno ha una bella macchina, se uno assume operai, invece di massacrarlo, tu dovresti aiutarlo ad averne ancora di più di successo, ad assumere ancora più collaboratori, a pagare ancora più tasse, invece di farlo scappare, no? Loro dicono, ah no, se sei bravo, boom, ti stanno. Ma se tu fai scappare quelli che lavorano bene, chi è che piange? Piangono i poveri, piangono gli operai, piangono quelli che sempre in misura minore pagano le tasse. Quindi il problema non è far piangere qualcuno, il problema, senza fare promesse a vanvera, è lavorare perché in questo paese torni a sorridere un po' di gente che non sorride da troppi anni, che ha il problema con Equitalia aggrappato sul collo, con delle cartelle folli, con sanzioni, more, contro sanzioni. L'accordo l'abbiamo messo nel programma di governo per le cartelle sotto i 100.000 euro, io Stato, che sono amico, ti convoco, se tu hai una cartella da 40.000 euro che ti tiene in ostaggio da anni, che ti fa lavorare in nero, che non ti fa aprire il conto corrente, non c'hai il banco, ma se lavori in nero non mi paghi le tasse, non assumi nessuno, un po' di libertà. La ruspa la so guidare, è pronta, è parcheggiata ed è pronta, quindi non vedo l'ora. Abbiamo fatto anche il pieno di benzina, il 4 marzo dipende da voi, e se ricominciamo a portare un po' di onestà, un po' di ordine, un po' di pulizia a Caserta e nel resto d'Italia, dipende solo da voi, non dipende da me. Io sono pronto, anche noi. No, se al buon Dio non fa difetto, conto di rimanere insieme a voi ancora per qualche anno e a cancellare quella legge maledetta della legge Fornero, che non vedo l'ora di cancellare, che sta rubando anni di vita e di lavoro ai giovani, perché hanno detto lo facciamo per il bene dei giovani, ma buon Dio, se fai fare l'infermiere a uno a una fino a 70 anni, o il poliziotto, l'insegnante, il muratore, il camionista, il pompiere, o il marittimo, o il pescatore, chi ha 20 anni a Caserta, un ragazzo di 20 anni oggi a Caserta che prospettiva di lavoro ha? Ragazzi, io non dico
vinco io e Ale. Però ragazzi, se mandi in pensione un'infermiera di 66 anni, magari un ragazzo di 20 anni comincia a fare l'infermiere senza dover scappare a Londra per fare l'infermiere. Non è che occorre, non è un ragionamento così, mi dicono, e però costa, e però cancellare la legge Fornero costa. Io rispondo, costa a chi? È lo Stato in cassa di meno. Ma se lo Stato in cassa di meno, quei soldi dove finiscono? Nelle tasche degli italiani. Bene, quindi lo Stato in cassa di meno e gli italiani hanno più soldi in tasca. E questi italiani con più soldi in tasca cosa se ne fanno di quei soldi? Li buttano sotto il tappeto? Li spendono. Magari uno arriva a 63 anni e non si fa una vacanza con la moglie o col marito da 30 anni e si regala una settimana di vacanza, o si compra una lavastoviglie, o fa un regalo a suo nipote. E se si compra la lavastoviglie, un commerciante vende una lavastoviglie e un operaio costruisce quella lavastoviglie, e cosa succede? La gente torna a lavorare. La gente finalmente in Italia, se ha due soldi in tasca, compra e qualcun altro lavora. Certo, è importante che scoprano la lavastoviglie prodotta in Italia, perché scoprono la lavastoviglie prodotta in Cina. No, ancora! Se vuoi vado avanti ancora un'ora e mezza. No. Si vede che stasera non c'è niente alla tele, cos'è? Mercoledì, non c'è. C'è la Champions League, ma ormai non ci riguarda. Non ci interessa, non ci interessa. L'isola dei famosi era ieri. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? No, andiamo avanti con tutto. No, ragazzi, scherzi. Domani è una giornata bella, lunga. Domani vado ad esempio al congresso dell'UGL, che è un sindacato con cui stiamo lavorando benissimo per difendere il lavoro nelle fabbriche. Venerdì sono in Toscana, sabato sono a Milano, poi si riparte, Padova, Firenze, arriverò a Salerno, ci arrivo, con calma. Vi chiedo solo una cortesia, la chiedo io a voi. Matteo, attento al cavaliere! Io mi fido di tutti. Però abbiamo fatto firmare un programma comune perché patti chiari e amicizia lunga. Patti chiari. Bravo! Ho gli occhi aperti, amico mio, ho gli occhi aperti. D'altronde, come si vota è importante, ragazzi, i telegiornali non ve lo dicono. È importante che sulle schede, vi daranno due schede, voi non scriviate nessun nome. Non lo stanno raccontando. Non dovete scrivere nome di politiche, è un referendum, sono due modelli, anche perché o si vince adesso o non si vince più, perché la demografia è una scienza esatta. Se noi non facciamo figli, se 150.000 italiani scappano dall'Italia ogni anno giovani per andare all'estero a lavorare e in cambio ne sbarcano 150.000, ragazzi, fra 5 anni a Caserta gli stranieri siete voi, i profughi, la caserta sono gli italiani. Casa, lavoro e diritto di voto a qualche milione di immigrati e poi è finita. O adesso, e attenzione, quando io dico prima gli italiani, io comprendo anche quei tanti immigrati regolari e per bene che sono qua con i documenti a posto, che mandano i figli a scuola, che pagano le tasse, che dicono grazie, chiedono per favore e si comportano come i nostri fratelli. Il problema non è il colore della pelle, il problema è essere persone per bene e persone per male. E purtroppo fra i clandestini ce ne sono troppi per male che devono tornare da dove sono arrivati. Questo è. Quindi parlate la testa, parlate ai cuori, ci rivediamo in campagna il 4 marzo, mandiamo a casa Renzi, la Boschi, la Boldrini e il prossimo giro tocca a De Luca e a De Magistris. All'interno del giornale voi. Viva la Lega, viva la campagna e grazie per quello che farete. Andiamo a governare questo paese. Arrivo. Qualcuno vuole fare una foto? Con calma, senza spingere, si sale da destra,
sempre da destra, mai a sinistra, sempre da destra. Preparate il telefonino e io mi fermo qua anche per un'ora, se serve.